Studenti del liceo artistico Ettore Majorana di Gela, diretto da Mirella De Silvestre, oggi in piazza Umberto I. Un'iniziativa sui generis. Gli alunni, così facendo anche tra la gente, hanno manifestato la loro creatività con tele e colori, raccogliendo numerosi consensi. La cosa incuriosisce molto perché non siamo abituati, semplicemente per questo. Quindi molti anziani e molti ragazzi anche che si trovano nella piazza per altri motivi si sono avvicinati avvicinati alla bellezza. Ed è un progetto itinerante, dopo oggi vi sposterete in altri siti? Noi abbiamo intenzione di portare i ragazzi intorno alla città e dentro la città, ma anche fuori, quindi al mare, nelle bellezze naturali del nostro territorio. Il liceo finalmente si apre al territorio, questa è un'occasione in cui i ragazzi quello che sperimentano normalmente in classe, nei laboratori, lo sperimentano all'aperto, en plein air. Il nostro liceo dà così il suo piccolo contributo ad aumentare la bellezza della nostra città. Quella di oggi, se vogliamo, ha rappresentato un contatto con il mondo delle arti. Grazie a questa iniziativa riusciamo a scoprire anche cose che non sapevamo di saper fare. Inoltre serve pure per farci conoscere nell'ambito cittadino, perché molti ad esempio non sanno che a Gela c'è un liceo artistico da ben 5 anni. Infatti io faccio parte del quinto, che saremo la prima classe a diplomarci quest'anno. Perché hai scelto di rappresentare l'elefante? Beh, in realtà un motivo principale, ben definito, non c'è. Abbiamo deciso di fare una stilizzazione di oggetti naturali per riscoprire nuove forme basandoci sul geometrico. Così noi in classe abbiamo deciso, insieme al professore, di stilizzare la figura dell'elefante che meglio si mostra per dare i volumi, lo stacco tra i volumi, tra il pieno e il vuoto, e abbiamo deciso l'elefante come elemento caratteristico per questo stile, diciamo così.